Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Nel corso della vita del franchise Jurassic Park abbiamo conosciuto diversi grandi predatori, capaci di seminare morte e panico senza troppi problemi. Il primo, e secondo me insuperabile, è stato ovviamente il T-Rex di Isla Nublar. Poi abbiamo avuto la coppia di Rex di Sorn. Sempre su Isla Sorn abbiamo incontrato lo sfidante per eccellenza, lo Spinosauro, e poi tornando su Nublar abbiamo fatto i conti con il possente e aggressivo Indominus Rex. Tra tutti questi super predatori, un nome è più volte circolato come possibile nuovo ingresso, salvo poi venire sempre accantonato per varie motivazioni. Mi riferisco al Giganotosauro, ma questa cosa sta per cambiare. Vediamo di ricostruire insieme quanto sappiamo del Giganotosauro Ingen e di una sua possibile futura apparizione. Partiamo da qualche cenno paleontologico su questo dinosauro, giusto per inquadrarlo meglio. Mi raccomando, si chiama Giganotosauro e non Gigantosauro. Il Giganotosauro, letteralmente lucertola gigante del sud, è un possente teropode vissuto in Argentina nell'Alto Cretaceo, circa 99 milioni di anni fa. La sua scoperta è abbastanza recente, risale al 1993, e sin da subito ha dato adito a un acceso dibattito in merito alle sue dimensioni. Secondo alcune stime, il giganotosauro avrebbe raggiunto e addirittura superato i 13 metri, con un teschio lungo oltre il 1,60 m. Un bel testone, non c'è che dire. I ricercatori si sono chiesti quanto fosse forte il morso di questo predatore, rapportandolo con quello dei più grandi tirannosauroidi americani e asiatici, arrivando alla conclusione che il morso del giganotosauro fosse meno forte di quello del T-Rex. Il Giga era un predatore ad ampio spettro, capace di cacciare con successo diversi erbivori, forse anche piccoli sauropodi. Insomma, è chiaro che questo dinosauro sudamericano è stato un predatore letale, ma qual è la sua storia nella saga giurassica? Le informazioni circa la possibile de-estinzione del giganotosauro sono abbastanza frammentarie. Sappiamo per certo che la Ingen ha utilizzato genoma di giganotosauro nel processo di creazione dell'Indominus Rex, probabilmente per aumentarne le dimensioni, rendendolo così più grande del competitor per eccellenza, il tirannosauro. Purtroppo non siamo a conoscenza della percentuale di completezza del genoma del giganotosauro, ma il suo legame con il Jurassic World è molto più profondo di quello che sembra. Stando ai primissimi script del film, quando era ancora noto con il nome generico di Jurassic Park 4, il grande cattivone della pellicola avrebbe dovuto essere proprio il giganotosauro, ultima maxi attrazione del nuovo parco di Nublar, nonché pretendente allo scettro di re dell'isola. Alla fine però l'idea venne scartata in favore dell'introduzione del primo minaccioso ibrido, il quale conserva dentro di sé una traccia dell'idea originale sotto forma di DNA. Esistono anche alcuni concept art di queste fasi preliminari di Jurassic World, dove possiamo vedere un grosso predatore che caccia i ragazzi dentro la girosfera, scena poi effettivamente presente nella pellicola del 2015. Secondo alcuni, il dinosauro rappresentato sarebbe proprio la versione Ingen del Giganotosauro. Secondo altri, invece, si tratterebbe di uno dei primissimi concept dell'aspetto dell'Indominus Rex. Questa interpretazione dovrebbe essere la più corretta. Insomma, il Giganotosauro venne comunque messo da parte, ma questa non sarebbe stata l'unica volta. Anno 2018, nelle sale esce Jurassic World Fallen Kingdom. Seppur l'antagonista principale del film non sia un super teropode, bensì un più piccolo ma comunque letale ibrido, mi riferisco all'Indoraptor, alcuni si aspettavano qualche cameo d'eccezione, magari uno spinosauro o chissà cos'altro. Anche qui il nostro sfortunato Giganotosauro venne inizialmente incluso nel film, con annessi concept preliminari che ci danno un'idea del suo possibile ruolo. A quanto pare il Giganotosauro avrebbe dovuto comparire nella sequenza della fuga dalla lava e dai lapilli emessi dal monte Sibo, quella sequenza che nel film termina con il salto dalla scogliera, per capirci.
il dinosauro sarebbe emerso dalla nuvola di cenere, per lanciarsi poi all'inseguimento dei protagonisti a bordo della girosfera. Ciò avrebbe reso canonica la presenza delle Giganotosaurus Nublar e quindi la sua effettiva clonazione. Ma anche questa volta, alla fine, venne tagliato. Venne anche prodotto un concept art che rappresentava uno spinosauro nella stessa sequenza, ma anche lui venne tagliato e sostituito dall'allosauro e dal carnotauro. Non sappiamo perché venne deciso di rimuovere il giganotosauro. Forse un dinosauro così maestoso e dal così grande potenziale narrativo appariva un po' sprecato come semplice comparsa per qualche manciata di minuti anche meno, preferendo invece inserire dei predatori di secondo livello come appunto l'allosauro, il carnotauro e ancora prima il Baryonyx. Caso chiuso quindi, adios per sempre super predatore argentino? No, perché la terza volta è proprio quella buona per lui. Nel 2022 uscirà l'attesissimo Jurassic World Dominion e qui apparirà sicuramente il Giganotosauro. Il suo look è alquanto peculiare e si distacca bene dall'aspetto del T-Rex. Il Giga infatti presenta diverse spine ossee sulla schiena e un cranio dotato di ulteriori rinforzi nell'area degli occhi e non solo. In generale il suo aspetto ricorda un po' quello del Giganotosauro di Jurassic World Evolution, gioco ufficiale ma ovviamente non canonico, con qualche elemento extra qua e là per renderlo palesemente più minaccioso. Va però sottolineato che il Giganotosauro apparso nell'anteprima è un esemplare risalente all'epoca dei dinosauri. La versione InGen potrebbe essere piuttosto differente. Questa del resto non è una novità. Giusto per dire, il T-Rex dell'anteprima presenta delle piume che nella versione del Jurassic Park sono assenti. Negli anni 90 la teoria delle piume sui dinosauri era ancora poco accreditata. C'è un problema però in questo flashback preistorico, un qualcosa che ha fatto storcere il naso a diversi appassionati, ed è proprio lo scontro tra il Rex e il Giganotosauro. Il punto dolente non è tanto l'esito, vince il Giganotosauro, bensì l'impossibilità di un incontro preistorico tra questi due animali. Come abbiamo visto in apertura del video, il Giganotosauro visse in Sud America nell'Alto Cretaceo, mentre il T-Rex visse circa 20 milioni di anni dopo, 70-65 milioni di anni fa, in Nord America, area che all'epoca era un'isola nota come Laramidia. Insomma, tra i due ci sono immense differenze cronologiche. L'incontro era totalmente impossibile. Ma al di là della sua presenza nel flashback preistorico, che ruolo giocherà il Giganotosauro nelle parti ambientate nel presente di Dominion? Sam Neill, l'iconico volto di Alan Grant, ha dichiarato che il Giganotosauro avrà un ruolo significativo nel film, forse come principale antagonista o forse come uno dei dinosauri che semineranno il panico in qualche area urbana. Vi è anche un altro nodo da sciogliere, ossia chi creerà questo letale predatore. La InGen ormai è KO. I laboratori Lockwood sono andati distrutti nel corso di Fallen Kingdom, quindi servirà una nuova compagnia che investa denaro nella de-estinzione dei dinosauri. Sappiamo dalla serie animata Camp Cretaceous dell'esistenza della compagnia nota come Mantacorp. La Mantacorp ha tentato di spiare la InGen per riuscire a clonare con successo alcuni dinosauri, quindi potrebbe trovare spazio anche in Dominion. Chissà. Come ben sappiamo, ora i geni dei dinosauri non sono più in mano a un'unica società. Si sono diffusi tramite il mercato nero. Questo potrebbe portare alla nascita di nuovi complessi industriali nel campo della genetica, come preconizzato da Ian Malcolm alla fine di Fallen Kingdom. Al di là di tutte queste congetture, una cosa è sicura: il Giganotosauro ha vinto la sua battaglia e finalmente comparirà in una pellicola del franchise Jurassic World. Non ci resta che vedere se sarà per poche sequenze oppure se avrà un ruolo decisamente gigante. Spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito vi aspetto nella sezione commenti per un po' di confronto. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, se volete supportare le mie creazioni potete farlo attraverso PayPal, Tipeee, trovate tutto in descrizione, oppure tramite la funzione abbonamenti. Sui social invece mi trovate come Lorenzo Divus, sia su Facebook che su Instagram. Vi ringrazio per l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!